Ciao a tutti, oggi vedremo come si recluta Dave Quagmire in Azuma Eleven 3, Ogre all'attacco, ma questa cosa varrà anche per Lampo Folgorante e Fuoco Esplosivo. Allora intanto andiamo ad Okinawa, alla Maritimes Memorial, e cerchiamo, nella mappa dovrebbe esserci un personaggio sul ponticello, non mi ricordo se a destra o a sinistra. Mi sembra che allora il lampo folgorante, c'era Dave Quagmire, si trovava in un ponte e in Ogre in un altro. Adesso le sfide. Non c'è nemmeno questa volta. Bisogna continuare a entrare e uscire dalla Maritimes Memoria per un po'. Per qualche volta. Vabbè, adesso scappo dalle sfide perché sennò... Bisogna continuare a entrare e uscire dalla Maritimes. Speriamo che c'è adesso. No, ancora no. Niente. Continuiamo a cercarlo. Ancora una sfida. Scappo. Ancora non c'è. Eccolo qua finalmente. In Ogre è nel ponticello a sinistra, mentre sarà diverso per Lampo Folgorante, che si trova in quell'altro. Adesso ci fare 5 domande. Domanda numero 1. Bisogna mettere le iniziali della sua tecnica di tiro più famosa, che è il calcio interdimensionale. Quindi le iniziali sono CI, tutte in maiuscolo. Giusto. Ora mettiamo il nome della squadra, che era il capitano Dvalin, che è la Epsilon. Esatto. Dove eri quando hai affrontato la Epsilon per la prima volta? Kyoto. Se vi ricordate in Inazuma Eleven 2, Kyoto, alla Cloister. Ora la domanda numero 4. Mettiamo il nome vero di Dvalin, di Dave Quagmire. Infatti qui fa un po' ridere perché hanno messo prima nei dialoghi il nome Dave, adesso che ci chiede lo togli. Quagmire. Ok, domanda numero 5. Ora mettiamo il nome della Genesis prima di essere chiamata Genesis, e si chiama Gaia. Esatto. E Quagmire entra in squadra e l'abbiamo reclutato. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video e a un'altra guida. Ciao.